consentitemi innanzitutto di ringraziare tutti voi perché siete in tanti in una giornata calda e siete a partecipare alla prima manifestazione che ci sia mai stata in Italia di una città contro il debito ingiusto. Quindi voi insieme a noi e noi tutti passiamo alla storia per questa mobilitazione. La seconda, consentitemi di ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, che ho ascoltato con attenzione e anche quelli che volevano parlare ma che il tempo chiaramente non consente a tutti, ma qui c'è una comunità che su questa battaglia è unita. E poi consentitemi di esprimervi la mia profonda commozione nel vedere sul palazzo della città quei due striscioni: no al debito ingiusto, Napoli libera e pace. Questa è una piazza di pace, non è una piazza di guerra. Questa è una città, è una piazza che vuole dire al mondo che noi non ci schieriamo con il Mediterraneo di guerra, ma vogliamo il Mediterraneo di pace. Voglio partire da qui, perché anche il debito ha a che fare con le politiche di guerra, perché le politiche di guerra servono per alimentare le politiche capitalistiche. Questa è una piazza di unità della città. Noi non abbiamo voluto fare una manifestazione nostra, una manifestazione della maggioranza, del sindaco, della giunta. Qualcuno ha pensato di dividere la città e non ha capito che qua stiamo lottando non nel nostro interesse singolo, ma stiamo lottando nell'interesse di tutti i napoletani, perché se noi non eliminiamo il debito cadrà sul corpo di tutti i napoletani, di chi ci ha votato e di chi non ci ha votato, di chi ci sostiene e di chi non ci sopporta. Ecco perché voglio lanciare un appello all'unità popolare. Poi non è una battaglia contro il debito, è una battaglia contro il debito ingiusto, contro il debito odioso, contro il debito illegale, contro il debito che questa città mai ha contratto. Questo debito non è stato voluto mai da nessun napoletano, anzi i napoletani l'hanno subito. Ma quante volte dobbiamo pagare il terremoto e l'emergenza rifiuti, la calamità naturale, la calamità politica, la calamità affaristica, la calamità camorristica, i 100 milioni che lo Stato non paga, i 100 milioni di sanzioni allo Stato che però ce l'ha debito a noi, il pignoramento, gli interessi dell'usura di Stato. Ma allora è vero che ci volete schiattare l'anima, schiattare il corpo e schiattare il cuore, ma noi non moriamo mai, perché il napoletano non muore. Non muore per più sì, non muore. Se fa secco ma non muore. Però io perché ho voluto fortemente questo momento di forte connessione popolare? Perché io vi assicuro e vorrei che lo capiste fino in fondo, nelle giornate e nelle ore che hanno anticipato la Pasqua, noi siamo arrivati a un centimetro, ve lo assicuro, napoletane e napoletani, amiche, amici, compagni e compagni, a un centimetro dalla messa in liquidazione di servizi essenziali, a un centimetro dalla macelleria sociale, a un centimetro dalla svendita del patrimonio storico della nostra città. Quel centimetro non l'abbiamo oltrepassato, ma la resistenza e la roccaforte di questa città, ormai senza viveri, senza acqua, con tante sofferenze, non potrà resistere a lungo. Noi abbiamo liberato la città dalla commissione tra affari, politica e camorra. Abbiamo liberato la città dalla corruzione, abbiamo liberato la città dai rifiuti, abbiamo liberato la città da quelle energie represse da una politica scellerata, ma questa battaglia serve per ottenere la liberazione oggi più importante, quelle delle catene che vedete dietro di noi, perché noi dobbiamo liberare le sofferenze, dobbiamo liberare i bisogni, dobbiamo liberare quelle risorse che abbiamo e che non ci vogliono far spendere per poter dare voce alla disoccupazione, alle fragilità sociali, alla solidarietà e ai servizi. Ve lo siete chiesto perché c'è l'attacco finale alla città di Napoli? Perché è l'unica città d'Italia che non ha privatizzato l'acqua, non ha privatizzato i servizi essenziali, ha internalizzato i servizi, resiste senza risorse, lotta col capitale umano. È un'esperienza di autogoverno collettivo popolare davvero forte, però io avverto la preoccupazione. Voi lo sapete, io esprimo sempre non solo ottimismo ma anche capacità di vittoria e io anche oggi vi dico che noi questa battaglia la vinceremo perché la sete di giustizia è più forte della loro cattiveria, la vostra voglia di lottare è più forte della loro
del loro atteggiamento violento, politico e istituzionale nei confronti della nostra città. Però sono anche convinto che questa battaglia giusta la vinceremo se la combatteremo in tanti. Noi dalla settimana prossima ci presenteremo con una delegazione mista presso le forze parlamentari, presso le istituzioni del Paese, non col cappello in mano, non a chiedere una legge speciale, perché le leggi speciali Napoli le ha già avute, sono quelle dei commissariamenti, quelli che hanno scattato la città e quelle per le quali oggi proprio a noi che abbiamo liberato la città ci vogliono far pagare un debito di uso. Quindi andiamo a chiedere una legge che valga per tutti i comuni d'Italia che hanno subito il debito odioso dei commissariamenti di Stato. È una lotta di liberazione dall'usura di Stato, è una lotta per le autonomie, è una lotta popolare, è una lotta di unità del Paese nelle differenze. E io mi auguro davvero che in questa lotta da Napoli possa partire un ponte di unità nel Paese, perché io sono convinto, perché sento i miei colleghi sindaci, le tante persone in giro per l'Italia, oltre che nella nostra città, questa lotta è condivisa. Anche i nostri avversari che si sono messi insieme in questi giorni, da Casa Pound a Valeria Valente, a Forza Nuova, alla Lega Nord, eccetera, quando gli chiedevano: ma voi che pensate sul debito ingiusto? Dicevano: hanno ragione, però il sindaco tiene torto. Allora mettiamola in questo modo: nonostante il sindaco, questa è una battaglia che voi sarete in grado di fare, anche se io mi dovessi mettere di lato, perché io sono convinto che voi la condividete come la condivido io. Ma siccome la soddisfazione di mettermi di lato io non ci voglierà, io mi metto insieme a voi anzi, come al solito. E sappiate una cosa, e concludo, che anche se dovessi rimanere solo a lottare per la giustizia, per la dignità di questa città, per i lavoratori disoccupati, per le fasce deboli, per la Costituzione repubblicana, per l'acqua pubblica, per l'internalizzazione del patrimonio, per i beni comuni e per la forza che abbiamo dato a chi in questa città si è rialzato da solo, anche prima che arrivassimo noi, io questa battaglia anche da solo, anche a torso nudo, la combatterò fino alla fine, con le mani pulite, senza armi, ma senza mai piegarmi. Perché nella vita non devi mai stare per terra, quando ti vogliono mettere per terra ti devi rialzare. E allora, nel chiudere veramente, quante battaglie abbiamo fatto insieme in questi anni, quanti di noi si sono incontrati dopo essersi scontrati, quanti di noi abbiamo avuto un atteggiamento anche dialettico, anche emergenziale, anche di confronto, ma consentitemelo, quale posto in Italia e forse in Europa riesce a mettere in campo una mobilitazione cittadina senza apparati, senza partiti, contro i poteri forti, contro le borghesie mafiose, contro il sistema liberista, contro tutti, per dire no al debito ingiusto, no alle meteorite istituzionali, no a chi vuole rompere la forza popolare e democratica di questa città. Io sono davvero orgoglioso. Sono orgoglioso perché in questi giorni ho visto una città pronta alla lotta, e sappiate una cosa, è iniziato il contrattacco si fermerà quando noi avremo portato i provvedimenti normativi, altrimenti non ci sarà pace per nessuno, perché la pace passa attraverso l'uguaglianza, la giustizia e la libertà. Se non c'è uguaglianza, giustizia e libertà, quei poteri forti la pace non l'avranno, avranno il fiato sul collo del sindaco e di tutti quelli che vorranno lottare insieme a noi. Grazie Napoli, davvero, mi regalate sempre pagine di emozioni, io riesco a mangiare solo con le emozioni. Grazie, grazie davvero, grazie. Siamo in tanti, al di là della piazza siamo in tantissimi, e porteremo il Paese su queste lotte, un fronte popolare democratico, contro le guerre, contro il reato di solidarietà, contro le ingiustizie, contro la mafia, contro la corruzione, senza un euro, ma con passione, amore, autonomia, coraggio, libertà. Non ci potete comprare.